Perfetto, buongiorno a tutti. Finalmente ci siamo. Innanzitutto auguri di buon Natale, che non è scontato visto che la follia della vergogna delle proprie identità e della propria storia e della propria cultura dilaga in qualche scuola. E quindi buon Santo Natale a tutti quanti. Noi presentiamo all'Italia una visione del mondo, prima ancora che della politica, diversa rispetto a quella di Renzi e della sinistra. Non siamo qua a presentare solo un progetto politico, ma un progetto di vita. E quindi non solo delle ricette economiche, delle ricette sulla sicurezza, sulle legalità, ma un futuro diverso per chi vive in questo paese da nord a sud. Poi presenteremo il simbolo, molto semplice, non abbiamo dietro società di marketing o studi approfonditi e durati per mesi, è tutto autoprodotto, artigianalmente prodotto, però se siamo arrivati fino a qua con l'artigianato e quindi evidentemente non cambiamo strade, non ci rivolgiamo a guru particolari per farci ricordare quello che siamo. Oggi presentiamo una carta dei valori, direbbero le persone importanti, di 5 semplicissimi punti che saranno online fra 10 minuti. Ci sono già in attesa alcune decine di migliaia di persone che vogliono aderire a questo progetto da tutto il centro, il sud e le isole. Chi vuole aderire ovviamente sottoscrive i punti che saranno sul sito a breve e sono per sommi capi delle battaglie che coinvolgono tutta l'Italia. In primis noi non cambiamo ovviamente il DNA e i nostri principi, quindi i valori dell'autonomia, del federalismo, il diritto all'autodeterminazione dei popoli per quanto ci riguarda rimangono l'unica soluzione per riconoscere le splendide diversità che popolano l'Italia, che sta insieme solo se valorizza le sue differenze. Il governo Renzi sta facendo l'esatto contrario e con la riforma della Costituzione vuole riaccentrare tutto nelle mani dello Stato e abbiamo visto che è una soluzione che non funziona, né per il Nord né per il Sud. La differenza rispetto a 10-15 anni fa è che girando al Sud c'è questa consapevolezza, mentre parlare di federalismo e di autonomia al Sud fino a qualche anno fa era come bestemmiare in chiesa, adesso fortunatamente dal Salento alla Campania, a Roma, alla stessa Sicilia, c'è voglia di autonomia, ovviamente non l'autonomia alla crocetta, per intenderci, c'è voglia di un'autonomia che sia direttamente collegata alla responsabilità, perché l'autonomia scollegata dalla responsabilità significa solo fare dei buchi miliardari come anche Roma ci insegna. Quindi su questo non cambiamo assolutamente idea. Perché la Lega fa questa scelta adesso? Perché riteniamo che adesso ci sia quella maturità anche al centro e al sud che non c'era 10-15 anni fa quando ci abbiamo provato per la prima volta. I temi forti sono 5 e sono assolutamente semplici e completamente diversi rispetto alle ricette di Renzi. Primo, la difesa del Made in Italy, che passa attraverso il superamento dell'euro, che è una moneta morta e che ha portato morte, la revisione di tutti i trattati internazionali che stanno massacrando interi settori produttivi dall'agricoltura alla pesca, al commercio, al turismo, quindi riprenderci la nostra sovranità. L'Europa non è la soluzione ai nostri problemi, ma è la fonte principale dei nostri problemi, quindi far da soli si può, ovviamente con buona amministrazione, nel senso che la cattiva politica delle regioni del sud lascia non spesi decine di milioni di euro che comunque l'Europa mette a disposizione, quindi al sud si vive la doppia presa in giro del fatto che l'Europa ti danneggia e anche gli spiccioli che ti dà la mala politica non riesce a farteli arrivare in tasca. Quindi rivedere tutta l'Europa da cima a fondo, e a proposito di Presidente della Repubblica mi auguro che non ci sia un servo di Bruxelles o un complice dell'euro e dell'Europa e dell'esproprio della sovranità italiana che arrivi sul colle, perché sarebbe la fine di questo povero paese. Secondo, l'immigrazione, quindi fermare Mare Nostrum, Triton e tutte quelle follie autolesioniste che ci portano a essere lo zimbello del mondo. Leggevo stamattina che ci sono 200 immigrati che sono sbarcati in Grecia
si rifiutano di scendere in Grecia perché vogliono venire in Italia. Domandiamoci perché, evidentemente nella domanda c'è la risposta. Quindi un'immigrazione limitata, controllata e qualificata è un valore positivo per la società ospitante. La Lega non ce l'ha con gli immigrati, tout court, ce l'ha con l'anarchia, ce l'ha con la giungla, ce l'ha con i diritti per qualcuno e i doveri per qualcun altro. Noi riteniamo immorale e indegno che questo Natale sia passato in albergo a spese degli italiani da migliaia di immigrati clandestini e sotto i ponti da migliaia di italiani. E quindi questa è una follia che non può andare avanti. Ricette economiche completamente diverse rispetto a quelle di Renzi. Io ho incontrato alcuni esodati di cui tutti si sono dimenticati ancora fuori davanti a Montecitorio. Quindi l'aliquota fiscale unica, secca, semplice, onesta, coraggiosa e possibile, uguale per tutti al 15%, per ridare ossigeno all'economia, l'abolizione della legge Fornero. Apro e chiudo la parentesi, manca solo l'ok della Corte Costituzionale, che ha ancora tempo, un mesetto e mezzo, per dire sì o no. Ci hanno riconosciuto 550.000 firme raccolte positivamente in tutta Italia. Contiamo sul fatto che non ci siano scherzi e che nessuno si permetta di sottrarre a 60 milioni di italiani il diritto di cancellare una legge infame. Quindi vigileremo giorno per giorno perché la Corte Costituzionale rispetti il mandato che questi 550.000 italiani ci hanno dato di cancellare quella schifezza che porta il nome della signora Fornero. L'abolizione degli studi di settore e una visione che mette al centro l'uomo e non lo Stato. Per la sinistra c'è lo Stato e sotto la plebe, per noi ci sono i cittadini e sotto lo Stato. E quindi scommettere sul fatto che il cittadino sia una persona per bene, questi sono anche provvedimenti che potrebbero essere presi stasera da Renzi a costo zero. Il limite di 1000 euro di spesa in denaro contante nei negozi è una follia che sta facendo la fortuna dei negozianti e dei commercianti svizzeri, francesi, austriaci, sloveni, chi più ne ha più ne metta, perché questi vogliono controllare come il cittadino spende il denaro che ha legittimamente guadagnato. Questo vale per l'obbligo di avere il bancomat e la carta di credito per le spese sopra 30 euro, vale per gli accertamenti di Equitalia, a fronte dei quali tu devi, anche se hai ragione, anticipare un terzo dell'ipotetica sanzione per poi farti dar ragione. Questo vale per gli anticipi dell'IVA che paghi anche se non hai ancora incassato una lira. Quindi noi vorremmo rimettere al centro del nostro progetto di vita, prima ancora che di politica, il cittadino. E questo è un problema a Milano, è un problema a Palermo, è un problema a Taranto, è un problema a Bologna. Quindi non siamo noi che cambiamo idea, semplicemente il momento ci dice che le due emergenze, disoccupazione e immigrazione, sono emergenze nazionali, sono emergenze italiane, perché la disoccupazione colpisce in maniera devastante il nord quanto il sud. Quindi il nostro obiettivo è far ripartire l'economia in tutto il paese, riportare un po' di sicurezza in tutto il paese e poi ognuno sarà libero di scegliere come autogestirsi e come autogovernarsi. E io torno a Miglio, l'Italia sta insieme se rispetta, valorizza e apprezza le sue diversità e le sue identità e non si fa una marmellata senza gusto, senza colore, senza sapore come verrebbero Renzi, ma più che Renzi, Renzi è la marionetta al servizio di qualcuno che sta a Bruxelles, quindi il problema non è tanto Renzi quanto ribaltare un concetto di Europa che sta massacrando qualsiasi tipo di identità e di cultura locale. Il quarto punto, dicevamo, Europa, euro, immigrazione, sistema fiscale completamente diverso, giustizia e legalità, quindi basta con gli indulti, con gli svuotacarceri, con la depenalizzazione dei reati cosiddetti minori che non sono, magari saranno minori per qualche ministro, ma sono reati devastanti per il normale cittadino, certezza della pena, sgombero delle case popolari occupate abusivamente, chiusura dei campi rom che non esistono in nessuna parte d'Europa, quindi non il paradiso in terra ma uno stato normale, dove per tutti valgono gli stessi diritti e gli stessi doveri. Non viviamo in un momento normale perché appunto chi ruba oggi pomeriggio non va in galera perché è un reato minore se lo fa per la prima volta, mentre io lunedì sarò al carcere di Bergamo a fare gli auguri di Natale a un imprenditore bergamasco, Antonio Monella,
che è dentro da qualche mese perché è stato condannato a 6 anni di carcere perché ha ucciso un rapinatore che era entrato nella sua proprietà. E quindi questo è il mondo al contrario, dove chi si difende va in galera e chi ruba non va in galera. Per la Lega bisogna riportare un po' di equilibrio. E poi i valori, dicevamo, rispetto per le identità, per le tradizioni, per le lingue, per le culture, per i profumi, per i cibi, per i vini. Sono usciti ieri i dati di Coldiretti che danno un quadro devastante per l'agricoltura italiana nel 2015, con una riduzione drastica della produzione di vino, di olio, di pasta, di miele. E l'Europa ci dice che noi non possiamo difendere il nostro Made in Italy perché lederemmo la concorrenza e il mercato. A me verrebbe da dire chi se ne fotte del mercato, perché se il mercato ci sta massacrando, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Noi vogliamo rimettere al centro l'uomo prima dei vincoli di bilancio, perché il problema di Renzi è che rischia di arrivare alla fine del suo percorso in maniera anonima, rispettando i vincoli di bilancio, avendo massacrato un paese. Si sta celebrando la fine del semestre di presidenza italiano dell'Unione Europea e non se ne è accorto nessuno. Neanche gli uscieri del Parlamento Europeo si sono accorti del passaggio di Renzi. Veramente l'unico dossier che avrebbe dovuto portare avanti era quello per il Made in obbligatorio, perché il falso Made in Italy ci costa 60 miliardi di euro di mancato fatturato all'anno. Siamo così importanti e influenti a livello europeo che il dossier sul Made in non è neanche stato messo in agenda. Quindi questa è l'alta considerazione di cui gode il governo italiano nell'importante consesso europeo. Quindi a scuola si direbbe senza voto, non ce l'hanno neanche bocciato, ma non l'hanno proprio neanche preso in considerazione, quindi almeno farselo bocciare sarebbe stata una soddisfazione, non siamo arrivati neanche a quello. E questa è una visione dell'uomo diversa, dicevamo. Perché dovremmo prendere dei voti al centro e al sud? Ho messo il post su Facebook questa mattina. Noi non abbiamo mai attaccato i cittadini del sud, evidentemente, abbiamo sempre contestato la cattiva politica. Roma ladrona è quella che sta emergendo in questi giorni, non è la Roma dei taxisti, degli edicolanti, dei pensionati, dei commercianti e della gente che produce. Gli sprechi della Sicilia sono imputabili non ai siciliani ma a chi ha amministrato la Sicilia, evidentemente. Se la Campania è l'ultima regione italiana per utilizzo dei fondi europei, non è colpa dei cittadini di Salerno e di Benevento, evidentemente, ma è colpa degli amministratori che non sono neanche stati capaci di mettere insieme due progetti per spendere i due soldi che ti dava l'Europa. Quindi noi rimaniamo noi, con tutti i nostri pregi e i nostri difetti, a partire da chi vi sta parlando, che ha fatto tanti errori in passato e che farà tanti errori in futuro e che ha tutti i limiti dell'essere umano. Non stiamo qua a presentare un progetto salvifico o di redenzione, tutt'altro, anzi io sono anche in imbarazzo, vi dirò, a presentare il simbolo, perché io credo nella squadra, nel gruppo e nella comunità, non nel singolo. Le megalomanie le lascerei volentieri a Renzi perché non portano da nessuna parte. Ci siamo perché ce lo chiedono migliaia e migliaia di persone. Questo lo voglio chiarire. Quello che parte oggi online, visto che evidentemente non abbiamo né i soldi né il tempo per aprire strutture fisiche che magari apriremo un domani, però oggi parte un progetto di vita a cui si può aderire fra un quarto d'ora sottoscrivendo i principi base di cui parlavamo. È un progetto che io vedo nuovo, fresco, giovane, di gente che arriva alla politica dopo anni di disinteresse. Questo è il successo più grande, vedere che c'è anche in rete una marea di gente che ha trovato passione, che ha un progetto, che ha una speranza. Sicuramente ci sono anche tante richieste di adesione da parte di persone che hanno o hanno avuto incarichi istituzionali. Consiglieri comunali, sindaci, assessori, deputati, senatori. Questo io però lo voglio chiarire. Quello che parte oggi è una preadesione aperta a tutti e chi non ha mai avuto incarichi politici ovviamente entra a far parte della squadra immediatamente.
C'è tanta gente che ha esperienza politica valida alle spalle, che crede nel nostro progetto, con cui discuteremo vis-à-vis per capire come valutare questa esperienza. C'è altra gente che magari ci prende per il tram vincente su cui salire per salvare la poltrona. Questa gente non mi interessa. Non ci interessa, non siamo qua a fare. Non siamo a fare la ricicleria. Non mi interessa fare la ricicleria. Questo lo lasciamo ad altri. Quindi non mi piace questo modo di concepire la politica. Quindi tutte le energie buone sono immediatamente messe in circolo, le esperienze politiche verranno valutate con assoluta attenzione, ovviamente l'onestà e la fedina penale pulita è il prerequisito, sappiamo che non sempre è necessario, è sufficiente ma non è l'unico fattore e quindi valuteremo più che bene per evitare rischi di infiltrazioni, di assalti alla diligenza. E quindi è bello perché arrivano tante richieste dai mondi più vari, mondi anche nuovi per la Lega, dai professori universitari, alle associazioni di categoria, alle associazioni di volontariato, ai comitati di quartiere, alle forze dell'ordine che immeritatamente comunque riteniamo di rappresentare rispetto a un governo assolutamente distratto. Non parte una guerra nel centrodestra, visto che il mio competitor non si chiama evidentemente Berlusconi, non si chiama Alfano, il mio competitor è colui che oggi è al governo e quindi l'obiettivo è di arrivare al 51% per governare questo paese, nel rispetto dei valori di cui dicevamo prima, quindi non mi interessano le alchimie interne al centrodestra, non mi interessano riedizioni di vecchie frittate e marmellate del passato, quindi preferisco premiare la coerenza del progetto e rischiare di non vincere subito. Tradotto, non me lo ordina il dottore di fare accordi a tutti i costi anche con chi non è coerente con questo progetto, quindi per quanto riguarda il signor Alfano evidentemente non c'è spazio in questo progetto. Con tutto rispetto per le scelte di chi sta governando con Renzi, e mi sembra, lo capisce anche mio figlio di 11 anni, se io voglio costruire l'alternativa a Renzi non la costruisco con chi sta governando con Renzi, evidentemente. E mi porrò la domanda se costruirla con chi sta governando a metà con Renzi, sostenendone alcune riforme, ripeto, quando si parla di revisione della Costituzione che ricentralizza tutte le politiche economiche e fiscali nelle mani dello Stato, evidentemente per me è un problema se in questa carta dei valori parlo di autonomia, federalismo, responsabilità e identità, è complicato fare un tratto di strada con chi vota la stessa Commissione europea che ha votato Renzi e vota la stessa riforma, la stessa porcheria costituzionale proposta da Renzi. Quindi non abbiamo fretta e più che ai partiti parliamo ai milioni di italiani che sono rimasti orfani e che sono rimasti a casa nelle ultime occasioni perché non trovano coerenza, idee chiare, identità e prospettiva per il futuro. Quindi non ci interessa vincere domani mattina, ci interessa costruire qualcosa di buono. Al nord, laddove è presente, quindi fino alla Toscana, alle Marche, all'Umbria, la Lega Nord era e rimane Lega Nord, il progetto parte per tutte quelle zone d'Italia, centro, sud e isole, dove ancora ufficialmente non ci siamo. Da oggi si parte, non ci sono referenti o responsabili locali, raccogliamo le pre-adesioni. Io ringrazio il senatore Volpi che ci ha dedicato anima, corpo e suola di scarpe in questi mesi e tutti che ha fatto un lavoro prezioso che non ci saremmo mai immaginati che sfociasse in una giornata come questa, perché quando siamo partiti io ricordo che l'anno scorso i fini analisti politici prevedevano la morte della Lega da lì a poche settimane, evidentemente ogni paese ha la classe politica e la classe giornalistica che si merita, io faccio parte di entrambe quindi evidentemente mi autocritico su entrambi i fronti, siamo più vivi che mai, abbiamo l'orgoglio di dettare l'agenda politica,
Quindi i dubbi sull'Europa e sull'euro, che erano solo dei matti della Lega, adesso sono di opinione comune. Le politiche di drastica riduzione fiscale adesso sono tema di dibattito comune. La discussione sui cosiddetti valori, qua c'è. Noi rispettiamo le scelte di vita di tutti. Lo Stato non entra in camera da letto, in cucina, in bagno o in salotto. Ognuno vive la sua vita, la sua educazione e la sua sessualità come vuole. Non spetta allo Stato decidere chi deve fare che cosa. Detto questo, alcuni paletti semantici ma di sostanza noi li mettiamo, quindi rispettando i diritti, i doveri e le scelte di tutti, il matrimonio si ha fra l'uomo e la donna e i bimbi vengono adottati laddove c'è una mamma e c'è un papà. Tutto il resto è opinabile e discutibile, però le basi, le fondamenta della società no, perché mi sembra di vivere un momento che i miei nonni e i miei genitori mi raccontavano come quello del dopoguerra, dove c'erano le macerie fuori di casa, però c'era l'entusiasmo, la voglia e l'energia per sperare in un futuro migliore. Il problema di oggi è che ci sono le stesse macerie, gli stessi indicatori economici, ma purtroppo per molti ventenni e trentenni non c'è la stessa energia, la stessa visione del futuro, la stessa voglia di rimboccarsi le maniche, perché lo Stato ti fotte anche le maniche. E quindi noi vorremmo che quantomeno le maniche tornassero a essere di proprietà di coloro che indossano la camicia. È una visione del futuro diversa. Maggioritaria o minoritaria in Italia? Non lo so. Abbondiamo di idee, di entusiasmo, di partecipazione e non di soldi, però preferisco non avere a cena certi soggetti che abbiamo visto frequentare le cene romane, e quei soldi preferisco che rimangano nelle tasche di questi soggetti. Quindi preferisco chiedere un contributo in più ai nostri sostenitori, ai nostri militanti, piuttosto che strisciare e lisciare il pelo a certi soggetti. E quindi con oggi parte una bellissima sfida che ci siamo sentiti in dovere di raccogliere, perché avremmo potuto rimanere al nord, goderci la crescita, goderci i sondaggi, occuparci delle elezioni regionali solo in Veneto, in Liguria, in Toscana, che sono tre realtà dove vogliamo assolutamente vincere, e però vogliamo giocarcela dappertutto. Vogliamo giocarcela dappertutto perché non siamo qui per partecipare, perché riteniamo profondamente, e ce lo stanno chiedendo le persone che ci stanno contattando dalle realtà più disparate e disperate, ecco, la soddisfazione più bella è che i due terzi della gente che sta aderendo al progetto ha come premessa: non avrei mai pensato di rivolgermi alla Lega. E quindi questa è una bella messa in discussione per me e per loro, e quindi vedere se riusciamo a contaminarci e a contaminarli di buone idee, poi ciascuno con le sue identità. Ciascuno con le sue identità si può sposare il progetto non al 100%, ma all'80%, all'85%, al 90%, e accettiamo la scommessa, che è rivolta soprattutto a quel 50% degli italiani che oggi schifa la politica e dice: me ne sto a casa perché sono tutti uguali, perché non c'è un progetto serio, coerente e credibile. Tutto quello che mettiamo per iscritto ci proponiamo di conservarlo per attuarlo quando saremo al governo, perché al governo ci andremo. Non so quando Sua Maestà ci permetterà di andare a votare, però ci andremo. E quindi con oggi parte una battaglia che ha il lavoro e la sicurezza come due principali capisaldi. Il simbolo è qua, ripeto, non è niente di particolarmente intelligente, ma è quanto di più lineare, sobrio e semplice ci sia. Vediamo se è quello giusto. Sì, il simbolo è questo, poi è coniugato. Sì, mi alzo. Questo è quello generale per tutto il centro e il sud. Poi, ovviamente, essendo rispettosi delle identità, dei luoghi, dei colori, lo coniughiamo in maniera diversa a seconda delle realtà locali dove saremo presenti. Però il progetto che oggi parte è questa roba qua. Grazie.
A sinistra un attimo, una cassina. A questo è l'esempio coniugato per tutte le realtà locali. Lo lasciamo qua così. La felpa. Un attimo, sì, Sardini, un attimo questo. Il giallo e il blu sono scelti perché giallo e blu fa verde, quindi in una maniera soft. Domande? Cosa? Ma il giallo e il blu danno il verde, quindi... Bravo. Se siamo stati esaustivi, il sito che è online da adesso, su cui mandare le richieste di adesione, che ha riassunto tutti i valori di cui stiamo parlando, quindi chiunque voglia preaderire in questo momento, ci sta seguendo da Taranto, da Catania, da Cagliari, da Roma o da Benevento, il sito è noiconsalvini.org, dove a tutti si chiederà nome, cognome, età, professione, carichi pendenti e quant'altro per chiedere di preaderire. Devo dire che Roma e Lazio sono in ebollizione assolutamente positiva e quindi noi pensiamo entro la fine dell'anno, quindi entro pochi giorni, di raccogliere non alcune migliaia ma alcune decine di migliaia di richieste di adesione, di partecipazione, e poi con gennaio si parte. Anch'io personalmente ovviamente comincerò a girare anche fisicamente in diverse realtà, ci sono già circa 120 inviti da città e realtà del centro e del sud, quindi evidentemente non ce la faremo a fare tutto. Chiederò ai colleghi deputati e senatori di farsi carico, ciascuno per il suo, di una piccola parte di questo lavoro, e poi vedremo di essere presenti ovunque. Alle elezioni regionali della prossima primavera e del prossimo maggio l'obiettivo è di esserci come Lega Nord in tutte le regioni del nord, evidentemente Umbria compresa, e come progetto noi, è più importante il noi del Salvini, progetto di comunità che vedete qua sotto, in tutte le altre regioni d'Italia. Quindi vi ringrazio, vi saluto e adesso ancora auguri, cominciamo a lavorare perché il difficile viene adesso.